È stata innanzitutto una festa quella che si è consumata ieri al Campo Gli Angeli di Palena, una festa per le oltre 2000 persone che hanno gremito l'impianto del piccolo comune della provincia di Chieti che sta ospitando il ritiro del Pescara, una festa per il calcio abruzzese perché l'amichevole ha messo di fronte le due migliori espressioni della regione, il Delfino di Massimo Oddo che sogna la salvezza in Serie A ed il Teramo di Lamberto Zauli che in Lega Pro vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista. Per il Pescara è stata la seconda uscita dopo la sgroppata con la squadra diretta antistica locale. Un test di tenore decisamente più elevato ed infatti le gambe imballate dal duro lavoro dei giorni scorsi e la consistenza dell'avversario hanno reso il primo tempo insidioso per i biancazzurri, poco sciolti nella manovra offensiva e non inappuntabili nelle retrovie dove la coppia Koda-Zuparic ha avuto i propri grattacapi contro il tridente teramano. Qualche buona giocata in avvio di Cristante e un Mitrizza già attivissimo, poi il meglio i biancazzurri l'hanno riservato all'inizio di ripresa con innesti di Caprari e Benali che hanno dato più rapidità al gioco e non a caso hanno indirizzato il risultato finale di 2-0. L'attaccante romano, capace di guadagnarsi fallo di Peterman e trasformare il calcio di rigore che ha sbloccato l'amichevole, il centrocampista libico ha firmato il raddoppio con un tiro in corsa su assist di Manai. Il Teramo, che nelle gambe ha appena un giorno in più di lavoro, era la prima uscita e, motivato dal quotato avversario, ha sfoderato un primo tempo compatto, attenzione in difesa, cercando sortite di rimessa orchestrate da un Sansovini applauditissimo dai tifosi del Teramo e da quelli del Pescara legati al sindaco. Molto in palla il terzino d'Orazio, bene a centrocampo Peterman e Amadio. Nel secondo tempo, con le tante sostituzioni, i biancorossi hanno patito il cambio di passo del Delfino, ma resta l'impressione positiva destata nella prima parte. Peccato per le tante assenze, affaticamenti dettati dalla preparazione, Zampano, Crescenzi, Fornasier, Bruno e Aresti da una parte, Speranza, Petrella, Ilari, Carraro e Orlando dall'altra. La preparazione prosegue, giovedì di nuovo in campo entrambe, il Pescara contro il Frosinone, da valutare se si giocherà o no a Palena. Per il Teramo, amichevole ad Avezzano, prima del debutto ufficiale in Team Cup di domenica ad Alessandria.